Presidente, serata di musica, serata di cultura per ricordare Claudio e per ricordare chi ha condiviso questi 20 anni di associazione. Sì, è stata una splendida serata. Siamo riusciti a ricordare Claudio, a ricordare Piersandro, Ezio, Valerio e Luciana. Li abbiamo uniti in un'unica grande serata di musica, di splendida musica eseguita veramente magistralmente. E su quel podio Claudio ci sarebbe stato davvero bene. Credo proprio che sarebbe stato un grande direttore dei Carmina Burana, ci sarebbe stato, come dico io, da Dio. Erbusco al centro delle due capitali della cultura, stasera si è fatta cultura ma si è fatta anche memoria di una storia recente. Sì, l'associazione Claudio Moretti ha fatto in ricordo di Claudio Moretti innanzitutto, ma anche di tutte quelle persone che collaboravano con l'associazione che l'ha fatta nascere. Sono stati ricordati prima dalla signora Andreoli, che ha ricordato tutti coloro i quali hanno partecipato alla formazione di questa associazione in ricordo di Claudio Moretti. Io credo che questa sera sia incorniciata all'interno dell'anno della cultura 2023 Vero Brescia-Bergamo una manifestazione di livello, per cui credo che come amministrazione siamo più che contenti che iniziative di questa natura vengano fatte. Era programmata, credo, vicino nella zona del parco, purtroppo per una questione del temporale, vero, e dell'acqua, è stata portata in chiesa, ma credo che anche qui abbia ricevuto una degna cornice sulla quale è stata svolta. Nell'anno della cultura a Brescia e Bergamo questa sera sono giunti anche Cremona e Piacenza con i loro cori per una grande serata. È un repertorio che non ha bisogno di presentazioni. Tutta la fatica che comunque si fa sempre nell'allestimento è ripagata da una musica energica senza tempo. Rievoca sempre quella situazione che negli anni 30, quando fu composta e subito censurata dal nazismo, a discapito divenne una tra le opere più eseguite, e come allora danno ancora emozioni e hanno ancora ragione di essere eseguiti, quindi un repertorio che non stanca mai, il pubblico poi sempre partecipe, sempre entusiasta nel sentire questa energia e direi che vanno rifatti. Il pubblico ha proprio risposto alla grande, prima dei bis quasi 5 minuti di applausi. Allora, eravamo preoccupati per il discorso acustico essendo in una chiesa, soprattutto con le percussioni che rindondavano e rischiavano di coprire più che altro la parte del coro, invece la quantità di pubblico a disposizione ha proprio creato quel mix acustico che ha permesso anche un'esecuzione molto equilibrata e si è avuto la possibilità di osare quel di più con le percussioni in modo tale da avere questa esecuzione così pirotecnica, direi. Questa sera vorrei ricordare anche quegli amici che hanno voluto l'associazione dall'inizio, che l'hanno sostenuta da sempre e che purtroppo se ne sono andati prima del tempo. Piersandro, sono 10 anni quest'anno che se n'è andato. Valerio, portato via dal Covid. Ezio, anche lui una malattia. E Luciana, quella che era la nostra presentatrice. E mentre ascoltavo il concerto stasera, per un attimo ho pensato che su quel podio Claudio ci sarebbe stato da Dio. Sarebbe stato a suo agio, avrebbe condotto alla grande tutti questi meravigliosi musicisti. E penso anche che tra il pubblico Piersandro avrebbe ascoltato con molta attenzione. Ezio e Valerio si sarebbero uniti ai tenori e avrebbero dato sfogo alle loro voci. E Luciana sicuramente con questo microfono in mano li avrebbe intrattenuto molto meglio di quello che sto facendo io. Il suo sorriso, il suo modo di condurre, anche lei purtroppo una malattia rapida ce l'ha portata via. Perciò il mio grazie va a loro. Grazie Claudio, Piersandro, Valerio, Ezio e Luciana. Grazie per aver condiviso una parte della vostra strada e averla fatta coincidere con la nostra. Grazie.